Amici, buongiorno, bentrovati! Oggi andiamo a realizzare insieme una nuova ricetta. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da rimanere sempre aggiornati su tutte le mie nuove ricette. E poi, cari amici, passate nei commenti, mi raccomando, anche semplicemente per farmi un saluto. Buona visione a tutti! E non dimenticate di mettere un like se vi è piaciuta la ricetta. Quindi ho messo nella pentola a pressione la zucca, ho aggiunto 2 dita d'acqua e vado a farla cuocere per 3-4 minuti. Una volta cotta tutta la zucca, la trasferisco in una ciotola con tutta l'acqua di cottura. Mentre la zucca è ancora calda, vado a frullarla per bene con il frullatore di immersione fino a renderla ben liscia. Questa è la consistenza che dovrà raggiungere il nostro composto. A questo punto lo lasciamo raffreddare per bene, onde evitare di scottarci. Ed iniziamo ad impastare aggiungendo poca farina per volta. Quindi trasferiamo il nostro panetto sul piano da lavoro ben infarinato. Finiamo di impastare con le mani. Ecco qua, questa è la consistenza che dovrà avere il nostro impasto, dovrà essere morbido ma non appiccicoso. Lasciamo riposare coperto per circa una ventina di minuti, facciamo rilassare l'impasto. Quindi formiamo i bigoli e andiamo a ritagliare i nostri gnocchi. Ecco pronti tutti gli gnocchi di zucca belli tagliati. Vado ad accendere l'acqua e nel frattempo prepariamo il condimento. Mettiamo un po' di olio in una padella, aggiungo uno spicchio d'aglio. Facciamo rosolare senza l'aggiunta di sale, fin quando non saranno belli asciutti e croccanti. Come vedete i funghi li abbiamo saltati e sono belli asciutti. Vado a togliere l'aglio, vado a fare a pezzetti un paio di salsicce, vado a farle rosolare sul fuoco. Nel frattempo che i funghi e la salsiccia rosolano, ho lessato una patata media con il latte, l'ho frullata con il frullatore di immersione e ho formato questa crema, una sorta di purè. Andiamo ad aggiungere 150 g di gorgonzola e aggiungiamo anche la crema di patate. Facciamo sciogliere bene il tutto sul fuoco e aspettiamo di scolare i nostri gnocchi. Andiamo a mantecare sul fuoco, aiutandoci con un pochino di acqua di cottura. Aggiustiamo con un po' di parmigiano o di grana grattugiato e sono pronti per essere serviti.